Ben ritrovati da Pasqualino Lettura per questo nuovo appuntamento con i giornali in TV. Anche oggi abbiamo dato un rapido sguardo, insomma, sia alla Home di Gazzetta del Sud, sito online Gazzetta del Sud Web, e sia alla prima del Quotidiano del Sud, sanità come sempre in primo piano, ma anche altre questioni che riguardano la nostra regione, questioni politiche, fatti di cronaca che purtroppo non mancano mai. Gazzetta del Sud che oggi parla anche della missione di Occhiuto a Bruxelles. Poi andremo come sempre nella seconda parte del nostro appuntamento con i giornali TV, andremo a dare anche a vedere i principali titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola, poi come sempre concluderemo con lo sport, anche oggi chiaramente sulle prime pagine dei quotidiani nazionali troviamo la morte di Prigozhin, appunto l'aereo che si è schiantato con la morte del capo della Wagner, Prigozhin, e con appunto le condoglianze da parte di Putin, mentre nell'edizione precedente, appunto, dei giornali in TV siamo andati a vedere che quasi tutti i quotidiani nazionali hanno parlato invece di una vendetta di Putin a proposito della morte di Prigozhin. Comunque andremo poi a vedere anche questo aspetto, andremo a leggere, vedremo come tratteranno questa notizia i quotidiani nazionali, intanto da Gazzetta del Sud Web. Leggiamo che a Mileto il compleanno di Natuzza, un giorno per celebrare l'amore, in tanti apparavati infatti per seguire la messa presieduta del vescovo che ha ricordato la profonda fede della mistica Natuzza. Questioni politiche che riguardano Catanzaro, leggiamo da Gazzetta del Sud Web. Rimpasto in giunta a Catanzaro e crisi nel PD, Jasmine Cristallo rompe il silenzio, la componente della direzione nazionale del PD interviene nel dibattito politico cittadino, l'affondo Succelia, che si è dimesso dal segretario cittadino del PD di Catanzaro, le sue dimissioni sono state un balletto indecente, dice Jasmine Cristallo. Un messaggio a Fiorita, al sindaco di Catanzaro: ci si è alleati con il partito di Lupi e di Galati. Sempre a Catanzaro, altra notizia: le collezioni private si aprono al pubblico. Andiamo a Vibo Valentia, ci sono ancora questioni politiche in ballo, anche qui, insomma. L'amministrazione comunale del sindaco Limardo, insomma, sta vivendo un periodo di crisi. A Vibo Valentia, al comune di Vibo Valentia, PD e Movimento 5 Stelle si organizzano, ma concedono tempo alla sindaca. Poi Lamezia, la questione ancora dibattuta sul campo rom di Scordovillo. La Lega non vede l'ora di governare a Lamezia, così smantelliamo il campo rom. Parole già dette in passato dalla Lega, infatti nel 2019 più volte la Lega, tramite il deputato Domenico Furgiuele, tramite anche altri esponenti locali della Lega, avevano parlato nel 2019 di soluzione per il campo rom. Sono passati 4 anni da quelle parole, non è successo nulla. Ora la Lega torna a dire che il campo rom verrà smantellato, lo dice il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che detta la ricetta per sanare Scordovillo, anche 4 anni fa Furgiuele aveva dettato ricette, ma non è successo nulla. Andiamo intanto ad altra notizia, una notizia di cronaca: bastona un migrante che chiede l'elemosina e tenta di investirlo, lui si difende lanciando sassi. È stato arrestato un 43enne di Isola Capo Rizzuto. E poi andiamo a un'altra notizia di Ciro Marina, arriva da Ciro Marina quest'altra notizia. Stalkerizzava l'ex moglie e un'altra donna con messaggi
molesti e pedinamenti, un trentenne è finito agli arresti domiciliari. C'è questa notizia che arriva da Soverato, dove è stata recuperata a 65 metri di profondità la sedia a rotelle di una donna, ne aveva perso il controllo durante il bagno a Soverato. Quindi è stata recuperata a ben 65 metri di profondità la sedia a rotelle di una donna che ne aveva perso il controllo mentre faceva il bagno nei pressi di uno stabilimento balneare di Soverato, in particolare una giovane psicologa con una grave patologia che la costringe fin dalla nascita su una sedia a rotelle, mentre si trovava in acqua seduta sul suo nuovo presidio medico, adatto a camminare sulla sabbia senza sprofondare e a entrare in mare, ha perso il controllo della carrozzina che è affondata. La donna è riuscita a sganciarsi dalla sedia mettendosi in salvo. A distanza di 9 giorni, un carabiniere libero dal servizio ed esperto subacqueo ha riunito un gruppo di volontari che, nel corso di una complessa operazione di ricerca e recupero svolta in un'immersione che ha sfiorato la profondità di 80 metri, hanno trovato il presidio sanitario, quindi recuperando questa carrozzina. Andiamo ancora ad altre notizie. C'è un evento Taranta Celtica, i ritmi del nostro sud e la musica irlandese a Montauro. Restando sempre online, andiamo a dare anche uno sguardo all'ametino.it, dove si parla del reddito di cittadinanza. In arrivo altri 32.000 stop in Calabria, praticamente già lo hanno perso 11.000 persone, il reddito di cittadinanza, lo perderanno altri 32.000 perché appunto sono arrivati anche gli SMS per altri 32.000 persone che hanno perso il reddito di cittadinanza. Poi in carcere a Reggio Calabria, aggrediti medico e paziente dalla polizia penitenziaria. Ancora dall'ametino.it, fondi europei per rifiuti a ciclo idrico integrato, a breve nuovi cantieri anche nell'Ametino. Inquinamento, battelli spazzamare in azione anche sul litorale Lametino. Queste sono alcune notizie che abbiamo letto dal sito lametino.it, quindi dopo Gazzetta del Sud Online e lametino.it andiamo ora a dare uno sguardo anche al quotidiano del Sud, partendo dalla prima pagina dove dicevamo si parla di sanità. L'ambulanza non c'è, c'è questa storia che appunto viene raccontata dal quotidiano del Sud. Il caso a Pizzo dopo il malore di una signora, il 118 non ha mezzi e arriva l'automedica della Croce Rossa, ma senza dottori, operatori non autorizzati a effettuare neanche un ecocardiogramma. C'è un'altra storia che riguarda la sanità e la denuncia in questo caso, nonostante il trapianto, la PET prenotata per ottobre. Si parla di dissesto idrogeologico in una regione a rischio, i geologi dicono che appunto nei comuni non ci sono geologi, nonostante la regione Calabria sia a forte rischio idrogeologico. L'analisi del professor dell'Unical: calo di iscritti ai corsi, quindi tanto, tanto rischio in Calabria, ma nei comuni non ci sono geologi per il rischio idrogeologico. E il caso, ricordate, l'elicottero antincendio dell'azienda Calabria Verde è stato dato alle fiamme, la regione lo ha già sostituito. La lettera a proposito di mare, mare sporco, mio figlio ammalatosi nel mare da bere. È ricoverato. Poi a Polissena una tragedia, un uomo muore dissanguato dopo una rissa, ferita accidentale con un coltello. Poi Catanzaro, il caso dello stadio Ceravolo, la festa del ritorno è soltanto rimandata. Poi Reggio Calabria, siccità e caldo eccessivo, inviata la richiesta per lo stato di calamità. Poi Vibo Valentia, i medici cubani arriveranno al pronto soccorso, dice Comito, che appunto replica alla polemica sollevata dal consigliere regionale Mammoliti. Poi Crotone,
L'autorità di sistema nel 2024, la città avrà un nuovo porto a Crotone, a Cittanova. L'incidente, tragedia sulla strada Ionio Tirreno. L'ultimo saluto a Domenico. Forum delle associazioni. Il caro scuola genera altra dispersione. Bisogna intervenire. L'assessore regionale sta in decollatura. Basta vittimismi in Calabria. L'ho detto appunto l'assessore regionale Emma Stein, che appunto è stata ospite al premio Due Mari che si è svolto a Decollatura. Questo era sul quotidiano del Sud. All'interno delle pagine del quotidiano, il 118 non c'è, l'Odissea Pizzo in guardia medica, come leggevamo, poi la dichiarazione di Roberto Occhiuto: il governo deve aiutarci. Sui medici, da irto solo propaganda sterile, l'intervento di Pasqualini a Straface dopo le dichiarazioni del PD, poi nonostante il trapianto la PET prenotata a ottobre, la denuncia dell'avvocato Abbonante sul caso di una paziente. Mio figlio si è ammalato nel mare da bere, fuori pericolo, dopo 11 giorni di ricovero c'è questa lettera. Poi dissesto idrogeologico, i geologi sono i grandi assenti nei comuni. Dice il professore dell'Unical Scarciglia: la regione è fragile, ma gli enti non si dotano della figura, appunto, dei geologi, e i corsi di laurea sono a rischio. Incendi in Calabria, interventi in regione: sono state 6 le richieste di soccorso aereo partite dalla Calabria. Poi Reggio Calabria, Università Mediterraneo di Reggio Calabria, 2 nuovi corsi di laurea, l'annuncio del rettore dell'Università Zimbalati. E poi l'elicottero in fiamme è stato già sostituito, Occhiuto operativo un nuovo velivolo, pronto intervento della regione a seguito del rogo appiccato nel Regino. A Decollatura Emma Staine, l'assessore regionale, dice che la Calabria è ricca di potenziale, stop però ai vittimismi. La regione Calabria si costituirà parte civile al Consiglio di Stato a proposito della Regina Calcio, lo ha annunciato il vicepresidente della Giunta regionale, nonché assessore con delega allo sport, assessore regionale con delega allo sport, Giusy Princi. Il caro scuola provoca dispersione, la Regione faccia ancora di più, interviene il forum delle associazioni delle famiglie calabresi. Lo avevamo già letto in prima pagina, a Cittanova un uomo di 35 anni è morto dopo una rissa. La vittima si è ferita accidentalmente con un coltello. Poi Cittanova, l'addio a Domenico, celebrati i funerali dell'imprenditore Politi morto sulla Ionio Tirreno. L'intera comunità ha dato l'ultimo saluto al 39enne coinvolto nell'incidente. L'allarme a Catanzaro: troppi pochi giudici, controlli e libertà sono a rischio, parlano i penalisti, appunto, di Catanzaro. Andiamo anche all'interno delle pagine del quotidiano del Sud. Lavori allo stadio Ceravolo di Catanzaro, mister Fiorita perde le partite, va esonerato. L'ironia di Pisano, l'ex consigliere comunale, che appunto critica il sindaco Fiorita, visto che il Catanzaro non giocherà la prima partita del campionato di Serie B in casa allo stadio Ceravolo. Parola d'ordine: cooperazione. Al premio Due Mari, intervenuti gli amministratori delle aree interne dell'Ametino. Il sindaco di Lamezia Mascaro: serve una maggiore integrazione tra enti locali sul territorio. Presente anche l'assessore regionale Emma Staine. Quindi erano tanti i sindaci intervenuti al premio dei Due Mari, ideato dal professor Vincenzo Viterbo, per il quale la Calabria, per superare l'isolamento, ha bisogno di un impegno collettivo di istituzioni e imprese, cittadini, loro rappresentanti, per fermare l'esodo di famiglie intere di giovani e per invertire la tendenza del fenomeno della denatalità. Questo era appunto quanto emerso nel corso di questo incontro, un premio Due Mari che si è svolto a Decollatura, con la presenza di tanti sindaci, tra cui appunto il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, secondo il quale appunto sono
Serve una maggiore integrazione tra i comuni, appunto, del territorio. Poi il generale Vannacci, ospite dell'evento, porterà il saluto alla platea in collegamento telefonico perché ci sarà un incontro a Lamezia promosso dall'associazione di Cantiere Laboratorio. E poi andiamo ancora alle pagine del quotidiano, sempre a Lamezia. È tutto pronto per Alvaglio. Si partirà venerdì 1 settembre e si proseguirà fino all'8 settembre. Torna la rassegna culturale con un calendario ricco di eventi e di ospiti. Quindi Antonio Pagliuso è il direttore artistico, appunto, di questa rassegna. A Maida, l'artista Davide Curcio espone le sue opere a Scilla nella Biblioteca Paladino per gli eventi Mente Locale, la mostra Calabria, Due Mari, Una Sola Anima. Leggiamo dal quotidiano del Sud. Poi a San Pietro a Maida, tra giochi e divertimento, torna la festa dedicata a tutti i bambini. Lo ha annunciato, appunto, Panzarella, che era una panzarella che ha presentato questa manifestazione che si svolgerà appunto a San Pietro a Maida. Andiamo ancora all'interno delle pagine del quotidiano. Parliamo anche di Reggio Calabria, stato di calamità, atto alla regione. Trasmessi i documenti necessari ai risarcimenti agricoli. Secondo il consigliere Giordano, perdita complessiva del 72% delle produzioni. Questo era appunto sulle pagine del Quotidiano del Sud. Si parla ancora del ponte sullo stretto di Messina. Priorità sono le strade interne. Questa notizia arriva da Polissena, dove la festa della sezione del PC e dell'associazione Generazione.com. Tripodi non ha dubbio, con un esercito di compagni così destinati a vincere ancora, contrari al ponte sullo stretto di Messina. Poi Mammoliti finge di non sapere. Andiamo a Vibo, parliamo di un'altra notizia. Mammoliti, il consigliere regionale, aveva detto che come mai al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo non sono arrivati medici cubani, ma Pungitore ribadisce dicendo che invece i medici cubani al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo arriveranno, quelli previsti arriveranno presto al pronto soccorso dell'ospedale. Quindi pungente replica del consigliere comunale Michele Comito, consigliere regionale Michele Comito, al collega del Partito Democratico. Politica a Vibo. C'è anche tanta polemica. Una persona vagante per la città in stato confusionale. Il primo cittadino, Malia Limardo, firma un trattamento sanitario obbligatorio. La piccata replica: non siamo stati inerti, ma c'è una procedura da seguire. Quindi una polemica politica anche su un TSO. Pino Paolillo, WWF Vibonese, costantemente impegnato nella protezione degli animali. Poi a Vibo, sempre la cultura come volano di sviluppo. C'è stato un incontro appunto a Vibo sulla cultura. A Tropea, ancora culture a confronto, un successo. Protagonisti della manifestazione, sette gruppi folcloristici da tutto il mondo. Gli spettacoli sono stati di altissima qualità e tecnicamente perfetti. Poi, sempre a Tropea, di scena il pianoforte romantico, il concerto che ci sarà a Tropea all'Auditorium Santa Chiara. Questo era sullo quotidiano del Sud. E ancora all'interno delle pagine del quotidiano, come sempre, tanti gli appuntamenti estivi che vengono ricordati nell'inserto estate del quotidiano del Sud. Intanto c'è quest'altra notizia che arriva da Cosenza:
Ritornano i corti del Laterale Festival guardando cadere, filmando, e lo slogan che identifica la settima edizione della rassegna a Cosenza. Poi cinema, l'attore crotonese Vincenzo Leto, interprete nell'ultimo film di Brignano, il saluto cantato dai fan a Cutugno, fuori dalla Basilica di Milano, sono stati celebrati i funerali e i fan di Toto Cutugno hanno intonato la sua celebre canzone, L'Italiano. Questo era sempre dalle pagine Gianni Morandi, gli devo tanto rispetto e amicizia. Questo era sempre sulle pagine del Quotidiano del Sud. Ci torneremo naturalmente quando ci avvieremo alla conclusione del nostro appuntamento con lo sport, quindi torneremo allo sport con il Quotidiano del Sud. Intanto andiamo anche a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Andiamo a vedere appunto i titoli principali appunto dei quotidiani nazionali oggi in edicola, partendo come sempre dal Corriere della Sera. Prigozhin, arriva l'addio di Putin, come dicevamo. Poi la Repubblica, le lacrime di Putin. Scrive la Repubblica, i misteri del Cremlino, e questo era sempre su Repubblica. La Stampa, Prigozhin, il requiem di Putin, Libero, migranti assassini con l'aiutino del PD, protezione speciale al killer. Il giornale Basta privilegi, il governo sfratta le toghe, scroccone, poi dubbi e ricatti, mistero Prigozhin. Il Fatto Quotidiano, Sorelle d'Italia, Meloni nel fortino con Arianna, appunto la sorella che la Premier, scrive il Fatto Quotidiano, si blinda comunicazione a Fazzolari, quindi si blinda dando un incarico alla sorella, poi anche la comunicazione è stata affidata a Fazzolari. Poi La Verità. Ecco l'esposto del generale che tiene in ansia Mattarella, il documento è una dura accusa al capo di Stato Maggiore. Il Tempo, una legge per la ricostruzione, terremoto di Amatrice, e poi una bomba nascosta nel vino, la causa dell'esplosione sul jet di Prigozhin. Il Messaggero, reddito, stop a 32.000 assegni. Poi domani Putin, Prigozhin ha fatto degli errori, le purghe dello zar sono solo all'inizio. L'unità, il cibo è di tutti, non può dipendere dal mercato. Poi il manifesto, cose dell'altro mondo. E ora Putin dice onore a Prigozhin. Il riformista, governo al verde, il Sole 24 Ore. Nvidia da record nei ricavi e in borsa con i chip dell'intelligenza artificiale, appunto scrive il Sole 24 Ore. Poi l'identità, la guerra dopo Prigozhin, il Mattino, sostegno a chi cerca lavoro, il Gazzettino, i misteri del jet precipitato, riferimento alla jet dove è a bordo anche Prigozhin. Poi il secolo XIX, Meloni dà filo ad Arianna, Arianna Meloni, la sorella, capo di Fratelli d'Italia. Poi l'avvenire, il disordine mondiale, il dubbio, leggi dettate dai giudici, il passo indietro del governo Meloni. Il resto del Carlino, inflazione 13 miliardi per le pensioni. La notizia, continua la guerra a chi ha fame, il governo toglie il reddito di cittadinanza ad altre 32.000 persone col solito SMS. Il Quotidiano del Sud, la voce dell'Italia, il nuovo risico europeo che fa tremare l'Italia. Questo era sul Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia. Andiamo ora allo sport, Gazzetta dello Sport, Inter gol in saldo, Sanchez arriva dopo Arnautovic, altro attaccante di 34 anni. Poi su Gazzetta dello Sport, Carovana,
Carovana Mancini, in Arabia Mancini si porta appunto i suoi fedelissimi, insomma, il suo staff, anche sul Corriere dello Sport, la beffa degli sceicchi. Gabri Vega va all'Al Ahly e chiude la porta a Napoli, anche qui sul Corriere dello Sport, stadio. Roma preso Azmoun, i tifosi vogliono Big Rom, riferendosi a Lukaku. Poi tutto sport, allarme Juve per Chiesa, avvio super con la Juve, il Liverpool lo mette nel mirino, quindi allarme Chiesa, appunto che secondo tutto sport il Liverpool è interessato a Chiesa. Poi Mancini, Veiga, altri schiaffi dalla rabbia. Poi c'è la foto di Vlahovic sul QS, il quotidiano sportivo. Il vero colpo della signora, con la foto di Dusan Vlahovic, scrive appunto il Quest quotidiano sportivo. Sul quotidiano del Sud, lo sport, Inter Sanchez, Roma Azmoun, Conference League, Fiorentina deludente, il Rapid Vienna vince di rigore, Pogba corre per riprendersi la Juve, Allegri, averlo per 25 minuti sarebbe tanto. Deschamps, lo aspetto, Deschamps CT della nazionale francese. Serie B, Fabio Caserta, allenatore del Cosenza, a Venezia stesso atteggiamento. L'allenatore del Cosenza parla alla vigilia della partenza per il Veneto. I lagunari sono tra i favoriti del campionato, noi faremo la nostra parte. FIGC, Serie B, con tanti giovani italiani, Gravina, strada giusta. Poi Serie B al via la seconda giornata, quindi Serie B, poi andiamo alla Serie B, Catanzaro, il Ceravolo è ok, è arrivata la conferma dell'agibilità, ma con la Ternana si giocherà a Lecce a porte chiuse. In Puglia c'è anche il via libera, ecco, arriva anche il via libera per 1500 tifosi giallorossi e 300 rossoverdi, quindi non più porte chiuse. Regione Calabria con la regina davanti al Consiglio di Stato, nota del vicepresidente Giuseppini, ci costituiremo parte civile. Intanto regna sempre più confusione intorno al club della regina. Poi Crotone, 8 gol alla Trebisacce, buon galoppo del rossoblù in vista dell'esordio in campionato. Intanto il DS di Bari lavora sodo per costruire la squadra. Poi mondiali di atletica, azzurri a secco a Budapest, soltanto due sesti posti, la Spagna domina nella marcia, c'è attesa per il velocista Jacobs. A proposito di gol e di amichevoli, a Lamezia si è disputata anche l'amichevole tra l'FC Lamezia Terme e il Cittanova, che milita in eccellenza. Il Cittanova è una delle squadre accreditate per la vittoria finale del campionato di eccellenza, una squadra ambiziosa, il Cittanova. Lamezia di mister Vanzetto al Rocco Riga di Sant'Eufemio Lamezia ha battuto in amichevole appunto il Cittanova per 2-1. Le reti realizzate da Saraniti per il Lamezia, poi c'è stato il pareggio di Spanò per il Cittanova e poi il Lamezia si è portato sul 2-1 con Bonanno. Andiamo a leggere anche quest'altra notizia: nasce finalmente l'Atletico Pizzo, la società tenuta a battesimo dall'ex calciatore Mimmetto Galeano. Questa era un'altra notizia che abbiamo letto dalle pagine dello sport del quotidiano del Sud. Come sempre siamo arrivati alla conclusione con lo sport del nostro nuovo appuntamento con i giornali TV, come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del digitale terrestre, ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, anche sulla piattaforma YouTube di STV. Ricordo che gli appuntamenti sono ogni giorno sui canali 94 e 98. Ricordo l'appuntamento delle 14, poi le repliche delle 20, poi replica anche alle 7:30.
Come sempre, tutto anche per quest'oggi da Pasqualino Rettura. Grazie per l'ascolto e l'attenzione, grazie soprattutto per averci seguito fin qui e con i giornali TV. Naturalmente, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.